Risto Pizzeria Manu. Il piacere della pizza. Esattamente come ami tu. Ristorante e pizzeria La Villa dei Principi, al corso Vittorio Emanuele ad Angri. Arrivano le richieste di pena nel processo Linea d'Ombra. Ieri, durante la seconda fase della requisitoria, il pubblico ministero della DDA Vincenzo Montemurro ha chiesto complessivamente 55 anni e 2 mesi di reclusione per gli 8 degli 11 imputati. 9 anni di carcere per l'ex sindaco Gambino di Pagani, nonché assessore regionale sospeso. 9 anni ciascuno per Antonio e Michele Petrosino D'Auria. 6 anni e 6 mesi ciascuno per l'ex capogruppo consigliare del PDL al comune di Pagani, Giuseppe Santilli, e l'ex presidente della Multiservice, la società partecipata del comune che gestisce i rifiuti e i parcheggi, Giovanni Elettrico Pandolfi. 5 anni ciascuno per il pregiudicato Antonio Fisichella, ex responsabile del settore qualità urbane del comune di Pagani, Giovanni De Palma, il titolare della torretta cave Francesco Marrazzo, tra l'altro raggiunto in questi giorni da una misura cautelare dal sequestro beni per avere violato un'interdittiva antimafia. L'accusa ha chiesto l'assoluzione per non avere commesso il fatto, perché non si è raggiunto l'onere della prova per l'ex direttore del centro commerciale Pegaso di Pagani, Giovanni Barone, il presidente della Paganese Calcio, Raffaele Trapani, e l'ex assessore al commercio del comune di Pagani, l'avvocato Massimo Quaratino. Su tutte le richieste di condanna, gli imputati devono rispondere a vario titolo di concussione e voto di scambio politico-mafioso. Pesa l'aggravante dell'articolo 7, ovvero il reato commesso con metodologia mafiosa. È crisi profonda al piano di zona S1, quello che fino a pochi anni fa era una vera eccellenza del terzo settore, fiore all'occhiello dei comuni aderenti, che per prime avevano creduto fin dalla fine degli anni 90 a questa nuova concezione di strumenti di concertazione. Ancora una volta il coordinamento del piano di zona S1, dopo essersi riunito nel pomeriggio di ieri nella sede di via Libroia, ha manifestato disappunto per l'attuale gestione dell'ufficio di piano. La crisi non sembra essere stata affatto lenita dal cambio al vertice. Il susseguirsi di dirigenti, da Porfidio Mondo a Pasquale Prudenzano fino a quello reggente pro tempore Gennaro Basile, non ha sortito quello slancio tanto auspicato dal coordinamento dei sindaci. Molta critica la posizione dell'amministrazione Torquato sull'attuale gestione. L'assessore delegato alle politiche sociali, Ilario Capaldo, ha manifestato molto scetticismo sulla gestione Basile, funzionario di San Valentino, che sta gestendo una difficile transazione e sta preparando l'indizione di un bando per la selezione del nuovo dirigente che gli dovrà necessariamente succedere nei prossimi mesi. Nocera Inferiore è molto preoccupato per la possibile perdita di fondi ad hoc per il terzo settore, tra i quali anche i 480.000 euro di fondi Por Campania per ammodernare strutture già esistenti. Serve una decisa sferzata. La Doria S.P.A. sarebbe pronta ad assumere ben 60 unità lavorative, è quanto si legge dalle colonne del Mattino di oggi. La SPA inglese, infatti, unico produttore italiano di legumi e derivati del pomodoro e unico nel mezzogiorno ad essere quotato in borsa, sembra non conoscere la stagnazione che assilla la produzione industriale. 40 unità verranno stabilizzate e si tratta di maestranze con contratto a tempo determinato, alle quali si aggiungono anche una ventina di nuove assunzioni. L'azienda di Via Nazionale prevede anche le assunzioni nel settore della logistica. Lo stabilimento ha anche di recente potenziato le linee produttive degli impianti di Angri e di Fisciano per circa 13 milioni di euro. Ma la vera novità nel settore arriva dalla stazione sperimentale delle conserve alimentari di Angri, situata appena qualche chilometro più avanti della SPA. Sarebbe allo studio infatti la progettazione di una macchina per stabilire l'origine del pomodoro.
L'idea si basa sulla mappatura dei componenti organici e minerali presenti nel terreno. È un vero mistero la mancata apertura del casello autostradale in località Pagliarone, ai confini tra Angria e Sant'Egidio del Monte Albino. Doveva entrare in funzione lo scorso 20 gennaio, tra proclami e promesse fatte soprattutto dall'amministrazione comunale di Angria, che su Facebook aveva addirittura postato lo stralcio di un'interrogazione parlamentare fatta al ministro Passera sull'imminente possibile apertura. Ma ancora una volta il traffico veicolare continua ad intasare la provinciale C3, come identificata dai navigatori satellitari. Anzi, la strada che porta alla barriera, già oggetto di lamentela la scorsa estate in via Cupamastro Gennaro, da parte dei residenti della zona, proprio sulle dubbie modalità di esecuzione del ripristino degli stati dei luoghi, è ora diventata una discarica per lo sversamento dei rifiuti. La CLAC prodotta dall'amministrazione comunale angrese sembra non avere sortito alcun effetto. I caselli del nuovo svincolo, peraltro monco di una rampa, sono ancora desolatamente fermi. Inutili tutti i tentativi di sapere quando sarà effettivamente funzionante il nuovo casello, che toglierà sovraccarico a quello di Via dei Goti, che resterà comunque in esercizio grazie all'impegno del sindaco di Sant'Antonio Abate, Antonio Varone, e del consigliere comunale di Angri, Bonaventura Manzo. Il Parlantino, il luogo ideale dove poter gustare tante specialità, pizza, panuozzo, rosticceria, spizzivari e tante altre gustosissime specialità della casa. Pizzeria Il Parlantino. Emilio Orlando, insieme alle più grandi firme, vi aspetta in via delle Fontane ad Angri. L'originalità ai tuoi piedi.